una porta di calcio alle mie spalle, uno splendido manto erboso. Siamo a Rivisondoli nel cuore dell'Abruzzo di montagna. Ma che bellezza, davvero! Anche noi di La TV Lab, un saluto da Paolo Sinibaldi, immagini e montaggio a cura di Luca Romano, ci stupiamo ogni volta delle bellezze del nostro territorio. Lo sa bene la D'Annunzio, società di eccellenza assoluta per quanto riguarda il calcio giovanile, che ogni anno dedica il suo campus estivo ai suoi ragazzi, scegliendo le località più belle, più salutari, in cui poter fare però tanto sport. Vediamo com'è andata questa edizione 2019 del campus della D'Annunzio. Giovanni Mincarini, se n'è andato anche questo campus. Che campus è stato? Noi abbiamo assistito alla giornata finale con questo reportage, il discorso che tu hai fatto a tutti i genitori, i ragazzi, a chiusura in questa cerimonia di premiazione, ma di commiato, è stato bellissimo. È stato un campus bello. Ma i miei discorsi sono sempre improvvisati alla realtà del momento, alla realtà delle cose che io vivo quotidianamente. E parlare del campus, ogni anno si dice la stessa cosa, è stato il miglior campus che abbia fatto, ma è la verità, quest'anno non è successo un incidente, sono stati benissimo tutti quanti, si sono divertiti da morire, ma qui oltre al calcio facciamo tante altre cose, facciamo piscina, facciamo montagna. Natura, insegniamo qualcosa anche della natura che molti non sanno per niente. E quindi per me è una grande, grande gioia, una grande soddisfazione, diciamo, a parte il calcio che è la cosa basilare che si fa. Sono tutti i tuoi figliocci, no? Tu non hai un preferito, magari forse ce l'hai, ma non lo dirai mai, perché per tutti quanti c'è bastone e carota, tutti quanti ti rispettano, magari stanno a testa bassa quando li redarguisci, ma poi gli dai anche la pacca sulla spalla. Sai parlare questo linguaggio dei ragazzini, dei ragazzi, giovani, anche degli adolescenti ed è difficilissimo. I miei preferiti sono quelli che hanno più bisogno di una carezza, più bisogno di una parola buona, perché magari sono meno pronti degli altri, quindi hanno bisogno di un incentivo in più, come si dice, di impegnarsi di più, quindi è normale. Io preferenze non ne ho, io preferisco quelli bravi nel senso come persone, come ragazzi, preferisco i genitori che fanno il tifo, non si intromettono nelle cose tecniche, quelli preferisco da morire. Quindi i genitori devono fare i genitori, devono fare il tifo per i loro ragazzi e per la squadra, ma senza magari cercare di interferire, perché, a parte che com'è difficile interferire, perché io non è che li lascio tanto liberi di sfogare, però i genitori sono sempre i più importanti perché ti portano i loro figli. Due novità le lasciamo dire a te. Una novità si chiama inserimento della formazione juniores dalla prossima stagione nella D'Annunzio. E poi adesso si può dire, c'è qualche ragazzo, uno in particolare, che è stato ingaggiato, è stato acquistato, si dice così, dal Pescara Calcio. Sì, l'idea della Junior è nata dopo Natale, perché il gruppo allievi che hanno fatto molto bene, quelli che uscivano dagli allievi non volevano andare, volevano rimanere. Allora il mister, abbiamo fatto una riunione e io ho detto: ma siete sicuri? Ma detto, noi vogliamo rimanere qua a fare la Junior regionale, quello che ci spetta. E io mi sono meravigliato perché non era in programma. Ma questo apre un nuovo spiraglio, prima di tutto apre lo spiraglio alla Juniores, ma poi aprirà uno spiraglio per una prima squadra futura. Riguardo al ragazzo, abbiamo ceduto un ragazzo alla Pescara Calcio, un ragazzo del 2005, Mastro Pietro Francesco, secondo me molto bravo, portiere, molto bravo, ha tutte le qualità fisiche e tecniche per fare bene. Deve maturare ancora un po' caratterialmente, ma secondo me può arrivare, perché nelle mani poi dei preparatori loro, che la squadra professionale sicuramente migliorerà. Come
con il titolare dello storico Hotel 5 Miglia, Ennio Cipriani. Ennio, intanto qui c'è la storia, no? La dinastia dei Cipriani, albergatori, profondi conoscitori del territorio, perché io nell'introduzione di questo servizio speciale ho parlato della bellezza di questi luoghi, no? Che va sempre rimarcata, il nostro Abruzzo. L'altopiano delle 5 Miglia è famoso sia per i guai che ha recato a tutti i viandanti che lo attraversavano nel 1700-1800, perché era infestato. Questa era la strada della carrozza che univa Pescara a Napoli, e quindi era infestato dai briganti. Pettorano, che era alle porte del piano delle 5 Miglia, era il paese dei notai, perché si fermavano a cambiare i cavalli e a fare testamento. Questa è una breve parentesi. Io sono molto felice, questo mi sembra che sia il 15° anno che noi facciamo questo stage di calcio con Giovanni. Giovanni è una persona eccezionale, si sostituisce in maniera impeccabile ai genitori, ma lui è un maestro di vita. Io sono rimasto ogni volta che lui riunisce i ragazzi dopo il pallone e insegna la cultura civica a tutti i nostri figli, nipoti e ragazzi di Pescara, perché quando abbiamo gli stage fatti da altre regioni tipo Napoli, tipo Lazio, noi ci lasciamo le penne come albergatori, sia per i danni che ci arrecano sia per la cattiva educazione. Invece questi sono ragazzi eccezionali. E io vorrei dire anche una cosa: noi abbiamo avuto tantissime squadre di calcio di Serie A, Serie B, Serie C. La figura del capitano nella squadra di calcio è quello che raffigura il massimo dell'educazione presente in una realtà calcistica. E quindi tutti seguono il capitano non perché è il migliore a giocare a pallone, avrà anche le doti per giocare bene a pallone, ma sicuramente è un esempio di vita. E ce ne stanno tanti. Io ricordo sempre con piacere Gianni Manico, che è stato anche allenatore del Bari, veniva chiamato da tutti i suoi compagni professore, professore, e non c'aveva la terza media, ed era una persona eccezionale dal punto di vista dell'educazione civica. E questo Giovanni trasmette questi valori ai ragazzi, e la cosa, penso che sia la cosa più importante che ci sia. Gli eventi estivi della D'Annunzio, si parla di calcio giovanile, si parla di calcio giovanile quello sano, ma durante il periodo estivo qui si fa sport, naturalmente lo si fa con uno spirito forse diverso, ma si continua a giocare a calcio, e come ogni anno non ci si ferma, perché bisogna farsi trovare pronti alla ripresa dei campionati. Vicepresidente della D'Annunzio, Nunzio Gagliardi, che fase di vita sta percorrendo la D'Annunzio? E ormai credo che sia la maturazione, Paolo. Credo che sia l'annata della, spero, della consacrazione di alcuni ragazzi che sta avvenendo. Poc'anzi hai intervistato Francesco Mastropietro, un portiere 2005 che sicuramente avrà un'ottima occasione per far valere la scuola D'Annunzio. Gli faccio un grosso in bocca al lupo a nome di tutta la società, perché veramente è un ragazzo che percorre la strada della scuola dei portieri della D'Annunzio Pescara. Peraltro posso dire che ci accingiamo a una nuova annata, la stagione 2019-2020, che ci vedrà con la nuova Juniores. Ripartiremo, perché i ragazzi che sono usciti dagli allievi l'hanno pretesa e noi li abbiamo accontentati, perché sono molto legati a questo ambiente, a questa struttura. Saremo competitivi con tutti i gruppi, perché abbiamo dai 2002, 2003, 4 e 5 sono ottime annate che ci permetteranno di fare campionati onorevoli. Novità ce ne sono, curiosità ce ne sono, e vi facciamo sapere tutto dalla diretta voce dei protagonisti. Ma non bisogna dimenticare che poi in fondo questa settimana di campus, di ritiro estivo in montagna giocando a calcio, si conclude
con una grande festa, di colori, di musica, di allegria, tutto guidato dal patron, presidente, allenatore, grande personaggio del calcio locale, Giovanni Mincarini. E allora, non ci siamo dimenticati però delle novità e curiosità, adesso vi facciamo sapere tutto. Con questo seguiteci fino alla fine, un saluto da Paolo Sinibaldi, la TV Lab, seguiteci sui social, Facebook, Instagram, YouTube e sulla pagina Facebook Paolo Sinibaldi Giornalista, perché vi daremo tutte quante le notizie. Ed eccola una delle novità di quest'anno, dopo 9 anni trascorsi alla D'Annunzio, per Francesco Mastropietro, portiere, c'è il grande salto, perché sei stato acquistato dal Pescara. Le tue sensazioni? Sono molto contento per provare una nuova esperienza. Sono stati 9 anni bellissimi, dove sono sicuramente molto cresciuto. Colgo l'occasione per ringraziare il mister Mincarini, Anna e il mister Pacchiarotti, che mi ha fatto crescere tanto. Beh, hai avuto anche un maestro importante di vita, anche come Giovanni Mincarini, ma un maestro come portiere, no? Perché Gianluca Pacchiarotti è da sempre il preparatore della D'Annunzio. Che cosa ti hanno insegnato questi due personaggi che ho citato? Mi hanno insegnato sicuramente il gioco del calcio. Come si affronta la vita, sia su base del comportamento, su queste cose qua. Adesso abbandonerai i colori biancorossi, vestirai i colori biancazzurri. Che cosa ti aspetti? Perché è chiaro che per un abruzzese vestire i colori del Pescara è un po' il sogno di una vita. Certo, poi dovrai crescere ancora tanto, sei un classe 2005. Spero di arrivare a lungo, di arrivare fino in prima squadra, spero, e di migliorare molto.